vescovo, mi senti? Ma che diavolo è? Eccomi, vescovo. Un controllo server. L'Abstergo ti sta cercando. E sono vicini. Puoi aprire un server ponte? Ehi, su, lo sai. Lo sto facendo. Un secondo. Iniziato. Apriamo un server ponte. Trova il portale e attraversalo prima che ti trovino. Fatto. Vai. Lo vedi? Si riconoscono. Saltando da un server Helix all'altro, dovresti ottenere qualche ora in più. Se non va, siamo fottuti. Bene, non siamo fottuti. Ma il tuo iniziato rischia grosso. Diacono, non mi aiuti? Eccolo là, via! Il segnale tiene, bene. Sei fuori dalla simulazione principale ora. Questo ti toglierà l'Abstergo di turno per un po', ma troverai parecchio codice incompleto o corrotto. Forse questo spiega perché la folla qui, come vedi, non c'è. Sembra Parigi, fine 800. Ecco una Parigi che vorrei visitare. Forse un'altra volta. Adesso raggiungi il portale di uscita. Non vedo nessun passaggio, però. Guarda se puoi andarci sottoterra. La Belle Époque profuma più della Parigi rivoluzionaria, non trovi? E cadono meno teste anche. Ok, ci sono. C'è un passaggio da quella stazione della metro. Cazzo, questa zona diventa instabile. No!
Eccoti qui. Hai trovato l'uscita? Bene. È un vortice instabile di energia, quindi non so come altererà la simulazione. Dovrai scalare la Statua della Libertà. Per essere arrivata qui da un'altra epoca, la Francia l'ha già donata agli Stati Uniti ormai. Raggiungi il portale, farò il possibile per tenerlo aperto. Ci rivediamo di là. Eccoci qui. Non tutti sono così fortunati da poter usare un ponte. A volte gli iniziati restano bloccati nel sistema e dobbiamo mandare qualcuno lì a prenderli. Infatti, uno dei nostri è bloccato in un server della Belle Époque. Se non sei troppo stanco, puoi rientrare nel ponte e prenderlo. Bene, al lavoro, iniziato.